Per questo test ho utilizzato il mio camper e ho utilizzato un profilo di una Marshall JCM 900 in una cassa 4x12. La profilazione del suono è stata fatta con il mio classico microfono Shure SM57. Come mio solito, sono partito da una matrice sonora impostando il gain circa a 8 per poi andare a far lavorare i pickup utilizzando il potenziometro del volume. Tra l'altro ho trovato questa chitarra molto versatile e ho preparato delle basi su cui ho potuto utilizzare varie tipologie di suono. Bene, partiamo a testare un po' questa chitarra. Partirò col selettore in posizione pickup ponte. Allora, il volume a 10 avrà questo suono, eh. Come vi anticipavo prima, il gain della testata è circa 7-8. Quindi il suono sarà un pelo saturo, un crunch sostenuto. Ok, andiamo a giocherellare con il potenziometro come mi piace fare. Quindi portiamolo circa a 8. Lo riporto a 10, eh. Sentite che la differenza di un paio di tacche è veramente notevole. Adesso provo a portarlo circa 5/6, eh. Suono si schiarisce mantenendo comunque un ottimo carattere. Il suono tende a schiarirsi mantenendo comunque lo stesso carattere. Ok, andiamo a selezionare la posizione centrale, quindi utilizzeremo entrambi i pickup. Parto sempre a un volume massimo.
Schiariamolo ancora un po', diamo circa a metà. Reagiscono molto molto bene. Passiamo alla posizione col selettore alla pick up al manico. Partiamo sempre a chiodo, ok? Scendiamo un po'. Torniamo su un pelo. Anche il pick up al manico risponde molto molto bene. Scendo un pelo.